Via. Facciamo ancora qualche esercizio sull'equilibrio dei corpi. Abbiamo visto che se ho un corpo puntiforme, se non sono puntiforme, cioè privo di più, ma dotato di massa, allora l'equilibrio implica semplicemente che la risultante delle forze applicate sia zero. E tutte le forze le intendo, tutte le forze che concorrono a formare la risultante le intendo applicate nel punto occupato dal corpo. Ok? Ma se ho un corpo esteso, ancora meglio se è rigido, c'è un corpo che ha volume, che ha struttura interna, okay. Allora non è più sufficiente il semplice fatto, il solo fatto che la forza risultante sia nulla, perché potrebbe essere nulla la forza risultante applicata, ma il corpo può comunque ruotare, anche ruotando, accelerando. Oltre alla condizione che la forza risultante sia zero, va aggiunta la condizione che il momento risultante sia nullo, cioè la somma di tutti i momenti di tutte le forze deve essere zero. Questo riguarda l'equilibrio delle traslazioni, immaginando le forze applicate al centro di massa, cioè nel caso il corpo non trasla, non si sposta in blocco. La seconda equazione riguarda proprio delle rotazioni. Se i momenti sono nulli, il corpo non ruota, o comunque se non ruotava non si mette a ruotare, e se ruotava rimane in rotazione, un po' come il primo principio della dinamica. Ok? Proviamo a fare questo esercizio. Qui dice una gru ha, dice la base della gru, l'asta principale e il braccio che serve a sollevare i carichi. Io peso il carico. Una gru ha un braccio di 25 metri, questa distanza, chiamiamola B, è di 25 metri. All'estremità del braccio si trova un carrello mobile di massa 50 kg. È il mio piccolo 50 kg. A cui è agganciato un carico sotto, questo c'è il carrello, qua, e poi c'è il carico sotto M grande di 340 kg. Non so se è chiaro. Questo è il braccio della gru, qui c'è il carrello con una certa massa, M piccolo, qui c'è un carico M grande che ha una massa di 340 kg. Qual è l'intensità della forza peso del sistema formato dal carrello e dal carico? Semplice. Il peso totale sarà la somma delle masse per G. Massa del carrello, massa del carico per l'accesso in gravità. Quindi abbiamo 390 kg per 9,81 metri. E sono 3825 più 26 N. Ok? Poi chiede qual è il valore del momento della forza peso rispetto all'inizio del braccio. Prendiamo questo punto O. Qual è il momento della forza peso rispetto a O? Quindi è semplice perché O
questa è la forza peso, qui ho il vettore posizione R che è uguale al braccio, i due sono perpendicolari, quindi il seno dell'angolo vale 1, quindi è semplicemente il valore della forza peso per il valore del braccio. Quindi un momento rispetto a O vale braccio per P per il seno di alfa, ma questo vale 1, quindi è il braccio per il peso, cioè 25 metri per 3826 newton. Tutto chiaro? Poi chiedo, questo è interessante, il carrello successivamente si sposta lungo il braccio della gru. A quale distanza deve trovarsi rispetto all'inizio del braccio, rispetto a O, affinché il momento della forza a peso sia di 72 per 10 alla 3 newton per metro. Facciamo, rifacciamo il disegno. Teniamo questo L, stavolta B è tutto il braccio. Quanto vale la distanza del punto che stava il carrello rispetto a O affinché il momento sia 72 per 10 alla 3 newton per metro? Quanto vale? Beh, è sufficiente invertire la relazione di prima, perché l'angolo è sempre di 90 gradi, il momento vale, il momento è distanza rispetto al punto di applicazione per il valore della forza peso che non è cambiata, quindi L, la lunghezza della distanza tra punto di applicazione della forza dove si trova il carrello e punto O di inizio del braccio della gru, vale M fratto P, il momento diviso il peso, perché in questo caso, ripeto, il braccio e il peso sono comunque perpendicolari, quindi abbiamo che L vale 72 per 10 alla 3 newton per metro fratto il peso che era 3826. Circa 18 metri, 18.8 metri. Ok? Questo è stato dato al corso di laurea in architettura
l'esame di fisico anche con l'architettura nel 2007 2008 c'è una signora maschera grande uno c'è ripeto una massa di 60 kg, una massa di 60 kg e i suoi due figli, due bambini, due persone più piccole, che hanno una massa N piccola e un peso P piccolo, P minuscolo. La massa la chiama P, lasciamo M la massa. Entrambi i bambini hanno la stessa massa N piccolo e sono disposti su un'altalena. Qui c'è M1, qui c'è O, l'altalena è vincolata alla sua metà, poi qui c'è il primo bambino e qui ce n'è un altro a metà strada. Ok? Il braccio rispetto a O in entrambi i casi è di 3 metri. 3 metri questo, 1,5 metri. 1,5 metri. I due bambini sono, il primo a 3 metri da O, il secondo è 1 metro e mezzo da O. Okay. Qual è la massa dei bambini sapendo che il sistema è in equilibrio? L'avevamo già fatto questo, lo rifacciamo. La massa M1 è soggetta al peso P1 che produce un momento che tende a far ruotare l'altalena nel senso antiorario, quindi questo produrrà un momento positivo, visto che l'abbiamo pensato la rotazione antioraria su quella positiva. Viceversa, i due momenti antagonisti sono dovuti al peso del primo e al peso del secondo frugoletto, che hanno però valori diversi, non perché le masse sono diverse, ma perché i bracci dei due pesi sono diversi. Il primo ha un braccio di 1,5 metri, il secondo di 3 metri. Ok? Se il sistema è in equilibrio, i due si bilanciano. Quindi, momento della peso della madre, quindi M1G per, chiamiamo L il braccio, che è a 3 metri, meno il momento degli altri due, quindi M piccolo G per L mezzi, meno M piccolo G L, questo deve dare 0. Qui c'è un meno perché il senso della rotazione sarebbe quello orario. Posso semplificare per L e anche per G, per tutta, e mi rimane M1 meno M piccolo mezzi meno M uguale a 0, quindi M1 uguale a M mezzi più M, questi due insieme sommati fanno 3 mezzi di M, quindi la massa di ciascun bambino è 2 terzi di quella della madre, cioè se la mamma aveva 60 kg, 40 kg italiano non c'è.
cioè solo gli inglesi. Qui abbiamo, diceva mamma, c'è il papà e c'è il frugoletto. Il papà ha un'asse di 80 kg, un bambino di 20. La nostra altalena è vincolata a ruotare nel perno centrale e abbiamo due fermi che possiamo togliere quando decidiamo che è ora che i due si divertono. Prendiamo per esempio, il papà lo mettiamo a sinistra. Ok? Nella nostra scala si trova data con lo 0 al centro, la distanza progressivamente aumenta spostandosi, quindi sono 2 metri. Il bambino dove lo mettiamo? Se lo mettiamo sui 2 metri e tolgo il sostegno, cosa succede? Bisogna riuscire ad avere la proprietà di prevedere quello che succede ancora prima di fare l'esperienza vera e propria. Poi, l'altalena non è in equilibrio ma ruota in senso anti-orario. Ok? Cosa posso fare per fare in modo che l'altalena sia in equilibrio? Beh, calcoliamo. Adesso come sta? 80 kg il papà, 20 il bambino. Il momento dovuto alla forza peso del papà, ok, è 80 kg per 2 metri per G. Lasciamo stare G, che comunque è lo stesso per tutti e due, quindi viene 80 per 2, 160 è la nostra unità di misura. Mentre il momento che tenderebbe a far ruotare l'altalena nel verso opposto è 20 per 2, ok? 40 volte G newton per metro. Affinché i due si equilibrino, non posso far dimagrire il papà, povero, almeno non così istantaneamente. Cosa posso fare? Però posso spostarlo in modo tale che il momento totale sia anche per questa parte sempre di, abbiamo detto, 40 dall'altra parte. Se il papà pesa 80, per cosa posso moltiplicarlo in modo tale che il soggetto faccia 80? Mezzo metro. Dobbiamo piazzarlo qua. Vedete? Indicatore a 0.5. Ok? Se adesso tolgo il supporto, l'altalena è in equilibrio. E la mamma non sgrida il papà che ha fatto cadere il bambino. Ok? Vediamo l'intensità delle forze, la forza piccola ma con un braccio lungo, forza intensa ma con un braccio molto più piccolo, i momenti sono in equilibrio. Ok? Possiamo anche provare, non così, ecco, a utilizzare dei pesi, delle masse campioni. Se per esempio metto 10 kg sulla distanza di 1 metro, ecco, e ne ho 5 da mettere da questa parte, dove devo piazzarle affinché le due siano in equilibrio, affinché l'altalena sia in equilibrio? Se le piazzo a 1 metro, la situazione è sbilanciata da sinistra. Devo metterlo a una distanza doppia, cioè l'inverso dei rapporti delle forze. La forza più piccola avrà distanza più lunga e viceversa. Togliamo il supporto e la tiene in equilibrio. Non è il righello che la tiene su. Se sposto i 5 va fuori dall'equilibrio. Ok?
oppure mettiamo ad esempio 20 kg a mezzo metro e 5 kg dove devo piazzarli? Devi controllare le distanze, sì, togliamo il supporto, sono in equilibrio. Poi uno così da questo, ma sì, questo è per indicare il livello di equilibrio. D'accordo? Poi ci propongono un giochetto, vediamo se ci riusciamo. È un'altra cosa. Tutto chiaro? Chi vuole venire a provare? Mi fermo e provate voi. Nessuno vuole venire a provare. Mi fermo la registrazione e provate voi.